Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars dopo il grande successo del gioco per un'ora con Miko per giocare un'ora con Kit. Quest'oggi non ci concentreremo solo a fare trofei, perché infatti ogni tanto giocheremo la modalità vacanza permanente, così almeno andiamo a completare e ce la togliamo dalle scatole. Per il resto ragazzi vorrei giocare molta sopravvivenza in solo, avendo Kit queste abilità come scatola di cartone e soprattutto fame al cubo che lo rendono devastante appunto in sopravvivenza. Prima di iniziare ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare Brawl. E cosa mi sono dimenticato di dirvi, che vi dico sempre, è che ogni settimana il codice scade e dovete reinserirlo. Quindi mi raccomando ragazzuoli, ogni tanto controllate che nello shop tutto a destra nel codice creatore ci sia appunto GGYT, fondamentale per supportarmi. Detto questo ragazzi, io direi di scaldarci un pochino in sopravvivenza e utilizzeremo sopravvivenza come minutaggio. Ora, nel video dell'altra volta qualcuno mi ha detto: sì Gigi, ma il video non dura un'ora. Ma perché il video non deve durare un'ora? Perché io qualcosa la taglio ragazzi, dei momenti morti li vado a tagliare, lo edito il video. Io gioco per un'ora, però ovviamente i momenti morti li tolgo. Di conseguenza il video durerà, non so, 50, 40, 30 minuti, dipende da quello che succede. Comunque, la nuova mappa, insomma, arriverà tra 3 ore e 21 minuti, come vedete dal basso al centro della modalità. Quando mancheranno 2 ore e 21 minuti noi non potremo più giocare, perché sarà passata quell'ora di cui vi stavo parlando prima. Comunque, facciamoci magari un paio di partite in sopravvivenza, poi andiamo appunto a fare vacanza permanente, insomma cerchiamo di variare un pochino in questo modo. Ora, io ovviamente questo gioco per un'ora già lo portavo un po' di tempo fa, non aveva riscosso tutto il successo che ha riscosso Miko invece, quindi fatemi sapere nei commenti se vi sta tornando questa voglia di vedere dei video lunghi di Brawl, e in caso scrivetemi nei commenti di chi li vorreste vedere, quindi di quale brawler nello specifico. Ora, vi posso dire che questa lobby di sopravvivenza mi sembra già un po' più complicata rispetto a quelle che mi beccavo con Miko? Cioè, quando ho fatto il video di Miko, ragazzi, cioè, le prime coppe sono state facilissime. È vero che noi adesso con Kit eravamo già più di 50 trofei, ma io fine 100 trofei con Miko, ragazzi, sono andato proprio giù come un treno, eh? Strano, strano. Qua le lobby invece sono già un po' più complicate. Va bene, lo accettiamo. Mazza quante Willow. Ma perché tutte ste Willow? Vai, aggrappate, aggrappate. È devastante così, regà. Usato così, Kit, veramente, veramente devastante, ragazzi. C'è poco da dire. Veramente poco da dire. Mi aggrappo. Forse non proprio una grande decisione, ma me ne rivado. Mannaggia, dai. Ok, siamo diventati invisibili, teoricamente. Lo volevo fregare ragazzi, ma non l'abbiamo fregato per niente. Va bene, ci sta ragazzi, ci sta una seconda posizione, che ci sta, che carino ragazzi. Mamma mia, le animazioni Kit mi fanno veramente morire. Ripeto, facciamoci magari un altro paio di partite in sopravvivenza e poi andiamo a cambiare modalità. L'unica cosa ragazzi è che io mi devo ricordare di cambiare gadget, abilità stellare e robe varie quando cambio le modalità, perché in sopravvivenza andrò ad utilizzare questo gadget e questa abilità stellare. Nelle modalità 3v3 devo cambiare qualcosina. Assolutamente devo cambiare qualcosina. Ok. 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 Perfetto. Ci siamo. Ok. Va bene. Mi aggrappo. Vabbè, lui voleva giocare la ulti, ci può stare, ma insomma, noi così siamo molto più cattivi. Mamma mia, ragazzi, 7 power up. Mamma mia, ragazzi. Ok, praticamente l'abbiamo killato e ci siamo caricati un'altra ulti. Io vado su questo Sam. Ok. Mi sa che la Charlie ha provato a bozzolare me. Invece ci ha bozzolato il Sam. Quindi ci ha anche semplificato la vita. Raga, ma cioè diventa devastante. Ma 4800 di danno, raga. Ma vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, c'è 5000, c'è. Mamma mia, ragazzi. Dai, su, bro. Cioè, nel senso, mezzo che inutile, ma anche solo provarci.
Dai, allora, quanto stiamo? Mazza, già 76 trofei, non male. Dai, vai, facciamoci un'altra così. Raga, devastante. Così veramente devastante. Ci possiamo scalare bene. Il problema, infatti, non mi spaventano tanto queste sopravvivenze, ragazzi. Non mi spaventano tanto queste sopravvivenze. A me quello che mi spaventa più che altro è giocarmi quelle modalità 3v3. In realtà anche i Migo mi spaventano un pochino. Anche i Migo potrebbero spaventarmi un pochino. Vabbè, raga, questa... La Macy... vabbè, ho capito, il power up la dà proprio a lei, eh. Abbiamo la ulti. No, volevo il Migo, 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 ma... Ma poi, scusate, ma mi spiegate perché... Ma mi spiegate perché io quando utilizzavo Migo e utilizzavo la ulti, nel momento in cui si caricava per fare il mega jump, la gente mi hittava e invece io adesso non ho hittato il Migo? Mi sa che anche lui è diventato invisibile, raga. Anche lui era diventato invisibile. Bro, mi aggrappo e ti one shot, bro. Raga, io una volta che ho tutti sti power up è finita per gli altri, perché mi aggrappo e poi one shot. Cioè, divento invincibile, raga. Cioè, veramente, divento un carro armato che va alla ricerca della lobby, degli avversari, e se ne frega di tutto quello che può succedere, letteralmente. Oh, attenzione, perché questa perla era particolarmente scottante. Invece l'abbiamo messa a nanna. Mamma mia, ragazzi, stiamo volando. Ma adesso andiamo nell'altra modalità. Attenzione, attenzione, attenzione. Stardrop da fame, assolutamente. Allora, se avete visto il video dell'altro giorno, sapete che ho un po' di paura a giocare questa modalità. Perché? Perché l'altro giorno abbiamo fatto tipo 5 o 6 sconfitte di fila e non mi andrebbe di replicarle. Ora, non abbiamo proprio un ottimo team, mentre loro sono molto corazzati, eh? Loro sono... Vai, apro Igor. Non so se mi ha riconosciuto. Ciao Igor, nel dubbio. Buonasera. Facci vincere, Igor. Mi raccomando, carria il team qui. Regà, che me so dimenticato? Che me so dimenticato? Gadget abilità stellare. Vabbè, l'avevo detto. Sarà una costante in video di oggi. Bella, bro. Bella, bro. Il bro si fa... Oh mio Dio, ragazzi, che movement che ho fatto. Sono andato indietro invece che avanti. Ho capito. Bro, mo impegniamoci. Tovagliaudiamo adesso, per favore. Dai che io sto a far fuori sempre il Luca, è una rottura di scatole. Dai, dai, Beryl. Dai, Beryl. Non ci lasciare sempre soli a me, a Igor. Dai, Igor. Che qua tocca carriarla al Beryl. Mannaggia la miseria. Ma chi sta sparando? Io ho capito andare di automira. Spesso anch'io vado di automira. Ma quando gli sto vicino all'avversario, non così. Ok, meno fermiamo il Carl. Fermiamo anche il Lu. Vabbè, ho provato a usare la ulti per nascondermi. Mi raccomando, Igor, nasconditi. Che voleva fare? Che c'è? Un glitch? No, non fate i glitch, raga. Non facciamo i glitch, non facciamo, signori. Oh, mamma mia, ragazzi. Grande Igor, ma qua siamo andati proprio cattivissimi. Siamo veramente da soli, abbiamo vinto. Da soli, assolutamente. E però, vabbè, peccato, non si può continuare a giocare. Perché se avesse quittato il Beryl e lui voleva continuare, per me se poteva pure continuare. Va bene così. Vabbè, ce la siamo portata a casa. E adesso c'è che io... Ora, vi dico la verità, sta mappa con Kitten c'entra proprio niente, ma già l'avevo vista. Per quello vi dicevo che mi dovevate concedere un po' di paura. Ecco, tre long, e noi abbiamo un long che fa poco danno ad altri long, ovvero Colette e Nita. Mi spiegate mo noi come famo a vincere sta partita? Non lo so, solo jumpando e pregando. Vai Nita. Aia. Vabbè, raga. No, non è stata una buona idea, però attenzione. No, raga, questa è totalmente invincibile. Cioè, infattibile. Totalmente infattibile. Perché la Colette è long e mi sembra anche abbastanza brava, in realtà. Bravo, ora non so. Però, ragazzi, ci abbiamo sia io che Nita, che in realtà sono due brawler, ragazzi. Kit e Nita, che in sta mappa non dovrebbero esistere. Non dovrebbero esistere. Proprio...
minimamente. No, bro, ma tu devi camperare in questo muro indistruttibile finché proprio non arriva la tempesta. Però lui c'ha la ulti. Insomma, è complicato, amico mio. È molto complicato. Io devo sperare nella ulti. Infatti, non so se usare il gadget per caricare più velocemente la ulti. E non per usarlo come invisibilità. Cioè, in realtà potrei usarlo in entrambi i modi. Sono stato un pollo io, in realtà, ragazzi. Allora, devo giocarmelo con calma. No, ce la possiamo fare, attenzione. Ce la possiamo fare, eh. Allora, non mi devo... Ecco. Appunto. No, Nita, prima hai giocato così bene. Perché mo fai questo? Cos'è stata questa giocata? Ok, io una kill, bene o male riesco... No! Dai, dai, Colette, sei una contro uno. Raga, qua la Piper... vabbè, la Piper ovviamente è stramega avvantaggiata rispetto a tutti. Cioè, loro c'hanno proprio il full team perfetto. Noi c'hanno proprio il full team perfetto per perdere. Mannaggia la miseria, raga. Perché poi... Io posso pure usare la ulti per aggrapparmi a qualcuno. Però se poi c'ha i suoi compagni vicino, divento un po' inutile perché... Una volta che finisce l'effetto della ulti, spada track, mi fanno proprio totalmente arrosto. Quindi, vabbè, GG a Steve 11 con Piper indistruttibile proprio. Che carino kit, raga, è troppo buono, è troppo buono. Allora, in realtà tengo questo gadget, ma ovviamente metto quest'altro. Ma non so quanto possa essere utile anche io aggrapparmi a un compagno, però vediamo un pochettino quello che succede. Ecco, forse questo è un team peggio di quello di prima, per me. Nel senso che prima era molto più competitivo come team in loro. Adesso però io non so chi pushare. Cioè io, raga, ho giocato male il primo round di prima, perché sennò veramente quella prima la potevamo giocare, eh. Quelle prima veramente la potevamo giocare. Comunque sì, la ulti l'ho caricata molto più rapidamente. Quindi io adesso banalmente ce l'ho già. Mi aggrappo o comunque mi avvicino allo spiker. Che comunque la ulti si può utilizzare non solo per aggrappare. No dai ragazzi, non facciamo i toxic però, por favor. Contro il povero Liam. Non ci mettiamo troppo vicini perché sennò ci bombano. Regina, non andare troppo da sola perché sennò ti bombano. Non lasciamo da sola la Bea. Regina, con quell'energetic che ti ritrovi. Perché io non posso stare troppo vicino alla Bea, perché sennò ci bomba tutti e due. Quindi ci dovrebbe pensare l'energetic, che lui pensa a far toxic. Ah no, era Bea prima che sta a far toxic. Dimmi che l'Edgar è rimasto da solo. In realtà no. Cioè è rimasto fermo, volevo dire. Ma raga, a me va bene così. Cioè nel senso, io l'ho messo nelle condizioni di giocare 2 contro 1. Ok, non commenterò. Va bravissimo Energetic. Bravissimo, veramente forte. Vabbè. Ragazzi, ma che devo fare? Ma che devo fare? No, però, ragazzi, erano un attimino allontanati tra loro due. Ok, devo sfruttare il momento in cui si allontanano, però... poi arriva lo Spike. Mannaggia la miseria, mannaggia. Cioè, questa era vinta, ragazzi. Cioè, prima l'ho messi 2 contro 1, sono riusciti a farsi... Cioè, vabbè. Vabbè, non commento. Non commento. Ma poi, ragazzi, di solito, cioè, non è che faccio chissà quali commenti. Il problema è che tutti e due stavano a favore Toxic, quindi, cioè... Un po' meno, ragazzi. Ma perché dovete fare Toxic? Io questo non capisco. Va bene, tentiamo l'ultima partita, nel senso che se perdiamo torniamo in sopravvivenza, perché qui ho bisogno di riprendere un attimino a vincere, se no mi deprimo. Se invece vinciamo possiamo provare a continuare. Il problema è che non capisco per quale motivo io abbia un team sempre non buono per la mappa in cui gioco, nonostante io scelga in prima persona dei brawler non buoni per quella mappa. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ok, almeno io l'ho bombata, ragazzi. Meglio un kit in meno bombandogli la Jessie, secondo me. Ecco. Oddio, aveva fatto una bella giocata, ma è stata brava la Iris, ragazzi. È stata brava la Iris. Mannaggia, si sta a spegnere il monitor del computer dove sto registrando il video, quindi diciamo che non era proprio buona come cosa.
Ah, proviamo a diventare invisibili subito così. Ma guarda te, il Leon mi si mette... vabbè, no, era la copia del Leon. Ce posso credere. Vabbè, raga, ho dovuto far così per scappare. Facciamo così per ricaricare la ulti. Vabbè, ho capito. Quanto ci metto a ricaricare la vita? Era mezz'ora che stavo con 400 di vita. Leon, non te lo vorrei dire, ma penso proprio che sia bella che è andata la partita, eh. Non te lo vorrei dire, ma mi sa proprio che sia bella che è andata via, sì. Sì, assolutamente. Mi dispiace. Va bene, direi, raga, che non fa per noi, non fa assolutamente per noi. Quindi andiamo a rimettere l'altra abilità stellare, torniamo un po' in sopravvivenza in solo e vediamo un po' che succede. Allora, ma sì, raga, cioè le lobby che sto beccando attualmente in sopravvivenza comunque sono tutte lobby belle toste con brawler buoni per le mappe in cui gioco. Invece, raga, con... l'altra volta con Miko non mi so beccato tutte ste lobby così difficili da gestire. Comunque, ragazzi, il fatto di avere un gadget e ti fa diventare invisibile è un po' too much forse come cosa, no? Non lo so, eh. Non lo so. Poi, ovviamente, non lo so. Mi direte voi. Mi posso agganciare anche al Chuck? Allora, diciamo il Chuck c'ha un po' troppe. C'aveva un po' troppe. Vabbè. Ma io mi riaggancio, Chuck. Non ti lascio proprio andare via, eh. Non ti lascio proprio andare via. Non ti lascio. Allora, ricarichiamola più velocemente. È stra utile sto gadget, raga. Cioè, veramente forte. Praticamente tu diventi invisibile. Oppure comunque ti ricarichi la ulti più velocemente. Cioè, molto versatile. Raga, mi sa che gli dobbiamo prendere l'equipaggiamento. Quello che ti permette di avere un gadget in più. Allora, Corvo, tu è mezz'ora che da lontano provi a rompermi le scatole. Sei contento adesso? Sei contento adesso, Corvo? Che era mezz'ora che stavi cercando di venirmi a rompere le scatole? Raga, amico sarà difficile da gestire. E ne abbiamo ben due da gestire. Mannaggia la miseria, mannaggia. Facciamo una cosa, va? Usciamolo da invisibile. Porca miseria. Che me dai bacetti, amico? Ma guarda te. Vabbè, mi sono nascosto qui e lui non se ne è reso conto. Quindi magari dopo per scappare se ne viene qua. Vediamo. Eccolo là. È questo qui col nome francese, mi sa. Non quello lì. Ok, io nel frattempo rimango qua, ragazzi. Ok. Ok. Oh, niente, ragazzi, niente. È pazzesco quel mico. Ok. Va sull'altro, spero. Ops. Ops. E ce la portiamo a casa noi, signori. Ce la portiamo a casa noi e andiamo sopra i 100 trofei. E si continua a volare. Siamo intorno ai 20 minuti della challenge, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, altri due Miko, ragazzi. Ci sono. Miko ci sta sempre, raga. Mamma mia, ma non ci stanno power up? Non abbiamo power up qui nei dintorni? Gas, ce n'avevi uno qua. Perché non te lo sei fatto? Perché volevi andare subito al centro della mappa? Ci può stare. Strategia aggressiva. Io però, sinceramente, vorrei sfruttare l'abilità stellare del buon kit. Quindi, nel momento in cui... so di poter diventare molto più potente con i power up, raga. Si sfrutta come strategia, eh. Ovviamente. Allora, aspetta. Oh mio Dio, raga, la Messi che botte che mi ha tirato. Gravissimo. Botte gravissime. Ok. Raga, non ci credo che mi ha rubato il coso. Non ci credo proprio che mi ha rubato. Come fa a vedere? Ma che mi vede? Ma che mi vede? Ma mi vede? Perché mi vedeva? Ah, forse perché quando mi sta sopra mi continua a vedere? Oh, non lo so, raga, però...
Sta avendo troppi power up, ragazzi. Sta prendendo troppi power up quello. Mamma mia, se ne è preso una. Se ne è preso un altro, raga. Sta a 8, sì, ciaone. Ciaone proprio, ragazzi. Raga, se ne è presi veramente tanti. Quando c'ha tutti sti power up, ma che gli vuoi fare? Se devo essere sincero, raga, ci sono rimasto un po' male per quest'ultima partita, Ci sono un po' rimasto così, insomma. Però, raga, Kit, veramente un animale da sopravvivenza. Veramente un animale da sopravvivenza, ragazzi. Incredibile. Allora, vediamo un po'. Raga, sti Migo sono veramente una rottura di scatole infinita. Però l'unico modo che ho è riuscire ad abbatterli subito. Quindi allo start me li devo andare a cercare. Sperare che non abbiano i colpi carichi. E farmeli, bombarmeli, banalmente. Cioè, non è che ci abbiamo altri modi. Così almeno poi andiamo in giro, ci facciamo tutti i power up di questo mondo. E continuiamo a pushare, raga. Dobbiamo continuare a pushare. Mangiare power up. Mangiare brawler. Mangiare chiunque. Easy. Easy. Così dobbiamo fare, ragazzi. Così, esattamente così. Solo il problema è che a volte non lo puoi fare. A volte purtroppo non lo puoi fare. Quindi vediamo un pochettino di riuscirci, signori. Vediamo un pochettino di riuscirci. Vediamo un po'. Allora, next. Next game. Allora, abbiamo un po' di power up. Vediamo se il corvo ci vuole rompere le scatole. Spero di no. Spero vivamente di no. E invece t'ho lasciato con 80 di vita, ricordatelo prossimamente. Guardala, guardala la Willow maledetta. Guarda che c'ho la ulti, Willow. Ti vengo a pushare. Ricordatelo. Ti vengo a pushare, Willow. Allora, in realtà anche così va bene. Però questo corvo no, ragazzi. No, no, sto corvo deve morire. T'ho lasciato una volta. Non ti lascerò andare via una seconda. E siamo a 4 power up. Ora, sapete, non ho fatto caso se ci stanno Miko in lobby. Però mi sa di no. Ah, questo, ragazzi, ce lo andiamo a pappare così. Questa pure. Al centro non è venuto nessuno, raga. Partita di stramega camperini. Partita di stramega camperini, signori. Ma io qua, raga, mi sono fatto una scorpacciata fuori di testa. Via. Via. Che vuoi fare, Bea? Dove vuoi andare? Non ho capito. Vuoi scappare? Volevi scappare? Perché non te lo lascio fare. Ora, dov'è l'ultimo? Non mi fate perdere tempo. Dov'è l'ultimo? Dai. Ok. Ah, addirittura mi sta cercando di nuovo un Grey. Di nuovo un Grey. 6080 di danno, ragazzi, con un singolo colpo atterrando. Allucinante. Veramente, veramente allucinante. Vediamo un po'. Vediamo un po' fin dove possiamo arrivare. Io direi che ci facciamo l'ultima e poi ritentiamo che io, perché sennò qui ci stiamo gasando troppo. La situazione si sta scaldando troppo. Abbiamo un solo amico. Ok. Però pure Charlie potrebbe essere un dottore scala. Vabbè, vediamo come si sviluppa. Io devo cercare di prendere più power up possibili. Aspettando che mi si carichi la ulti. Così andiamo al centro con la ulti e si pusha subito come degli animali. Oh, guardalo, guardalo, guardalo. Ci sta subito il mico di turno. Dove volevi andare, mico? Che volevi fare? Amico mio, dove volevi andare? Corvo. Ma perché sti corvacci vanno tutti a venire addosso? I corvi ce l'hanno coi gatti, raga. Non lo so. Non lo so. Non ci capisco di queste cose. Io, raga, continuo, Continuo come un addannato a pushare come se non ci... giustamente. Lui, raga, ha fatto benissimo. Mamma mia, raga, qua però che colpo che abbiamo evitato. Che colpo che abbiamo... Qua, raga, abbiamo fatto una gran giocata, Qua abbiamo fatto una gran giocata. Mo la facciamo indietreggiare, ragazzi. Ora facciamo indietreggiare. Mi ha hittato, ma poco mi interessa. Lei mi può anche bozzolare, raga. Infatti vi devo dire la verità, me ne vado pure. Però, raga, una volta ho fatto fuori lei, ho vinto praticamente. Grazie, bro. Non ci credo. Raga, per due volte ho rischiato contro di lei,
Se l'è gestita bene la maledetta. Ok, però ci siamo aggrappati. Pure se mi bozzola non fa niente. Chi se ne frega. Let's go. E ce la siamo portata a casa. Mamma mia, ragazzi, Mamma mia. Ah, vabbè, raga, facciamocene un'altra e poi dopo torniamo a fare quell'altra sfida. Vediamo un pochettino. Sì, mi vado a fare il power up su. C'è un... purtroppo c'è un mico. Ok, va bene. Diciamo, ragazzi, che qui la situazione non è male, in realtà. Stavo per dire, non è delle migliori, ma non è male, perché un secondo power up ce lo siamo fatto. Mi vado a fare quelli centrali? Non c'è nessuno? Seriously? Io me li faccio, non... Ah, mi posso hittarli tutti e due, raga. Vabbè, l'ho fatto prima a far così. Signorina Coletta, che voleva fare? Ma lei non è che può venire qui, darmi fastidio, andarsene. Cioè, io vengo, ti hitto, ti pusho. E tanti cari saluti. Ok, ecco qui il mico, raga. Il mico di turno. Allora, lui lo facciamo fuori. A te te pushiamo subito, istantaneamente. Così lo facciamo fuori. Regà, cioè ci stiamo a prendere la mano di brutto, con Kit. Ci stiamo prendendo la mano di brutto col signor Kit, ragazzi. Mamma mia, anche se stiamo beccando delle lobby un po' più serie rispetto a... alle partite dell'altra volta. Regà, qua la situazione si fa molto interessante. Mamma mia. Ok, ce n'è uno qua dietro e uno giù. C'è una Janet giù e non so chi sia dentro questi cespugli. Pullato, mamma mia. Dove vai? No, io ti vengo a prendere anche lì, Io ti vengo a prendere anche in safe. Me ne frega niente, raga, ho rischiato di morirci, va bene così. Va bene così. Guardalo, guardalo. Che vuole fare? Che volevi fare, Gabby? Non volevi essere killato da Kit? Siamo venuti a graffiarti anche in safe, Gabby. Vabbè, a parte le cose cringe, sì, no, raga, me la volevo prendere la kill. Cioè, a parte una volta che lo hitti, pure se va in tempesta, te la dà la kill, non mi interessa. Però volevo far danni, cioè, non mi interessava, Allora, ragazzi, siamo ancora qua. Dynamite Bea Frank. Vi posso dire che forse qui posso dire la mia? Attenzione. Potrebbe non essere scontato. Certo è che se il Dynamite è il Dynamite più forte del mondo e la nostra Bea si fa killare così, diventa complicato. Diventa molto complicato. Regà, ma tanto io se rimango 1v1 col Frank non ce la faccio. Cioè, Corvo mi deve troppo da... Vai, hittalo che è rimasto solo. Vieni. Vieni, Corvo. Perfetto, così dobbiamo fare. Vado, vieni, Corvo, vieni. Bravo. Così, Corvo. La Bea si è spinta su, me ne sono accorto. Bam. E abbiamo pushato sotto. Così, alla grande, Corvo. Bravissimo. No, Corvo. Mannaggia la miseria, Corvo. Ma dove vai? Mannaggia la miseria. Lì l'ho dovuto bloccare con la ulti perché sennò... Perché sennò ce piava tutti. Ma perché? Ma perché con la ulti sei dovuto andare lì? È ripartito così bene. Non c'ha la ulti, Frank, vero? No, mi pare di no. Mannaggia la miseria. Abbiamo dovuto buttare una partita così. Ok, hanno fatto fuori il Dynamite. Io, raga, vado con la ulti sulla Bea. O se no sul Frank è uguale. Se mi aiutate è meglio, ovviamente. Vabbè, così ci può stare. Così ci può stare, Corvo. Però prima hai fatto proprio una giocata da sciocchino, per non dire altro, da sciocchino. Va bene, vediamo, ragazzi. Vediamo, cioè, se ci capita il team giusto, o comunque gli avversari giusti, come vedete, noi possiamo tranquillamente dire la nostra. Allora, Leon... Mortis, ho visto bene. No, è mico. Oddio mio, raga, mi sembrava Mortis con una delle sue pose, una delle sue skin. No, raga, qua la vedo molto tosta. Cioè, in realtà siamo... Allora, devono fare la differenza i miei compagni, raga.
devono fare assolutamente la differenza i miei compagni. Se ci riescono, abbiamo vinto. Io, raga, qui posso anche morire, eh. Non... cioè, gli ho fatto fuori la Penny, quindi va benissimo così. La ulti cerco di tenerla se loro riescono a bombarselo da solo, il Leon. No, perché hai usato il gadget? Cioè, totalmente inutile, Brock. Senti, va, ho capito. Senti, va, ho capito. E se mi tocca usare la ulti, raga. Oh, no, che era la copia, giustamente. No, raga, non vi dividete. Non vi dividete che è quello che vuole. Sì, però spariamo un po' i cespugli per capire dove sta. Allora, vedo il bow che sta continuando a salire. Ah, sta qua per forza. Dove sta? Ah, no, era sceso. Ok. Vabbè, ragazzi. Sembravano un po' più svegli i miei compagni dopo un inizio sfavillante. Vabbè, vediamo. Beh, raga, è che il Brock ha anche sprecato un gadget. Ok. Veramente, raga, il Leone è rimasto da solo di nuovo. Dai, 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 tatelo ancora un po'. No, dai, Brock, però, manna... No, no, raga, ma c'ha... cioè, c'ha l'overdrive. Perché dovete pushare? Cioè, io mo l'ho pushato perché tanto stava andando pure il boh, ma c'ha l'overdrive. Arretriamo, signori. Che ne dite? Comunque, seconda vittoria di fila qui, ma stiamo iniziando a diventare devastanti col Bon Kit, ragazzi. Preparatevi, segnatevi questo nome, GGYT col Bon Kit, perché qua siamo infermabili. Ok, in quest'altra partita probabilmente ci fermeranno, perché c'è di nuovo Piper, perché c'è un Miko che se è più forte di quello che ci abbiamo beccato prima può romperci le scatole, e perché Edgar è uno di quei brawler che può ribaltare la partita da un momento all'altro. Allora, io però, ragazzi, se la Piper mi rimane lì così, posso provare a fare questo, ragazzi. Cioè, se io faccio fuori subito la Piper, raga, il round poi va in discesa se i miei compagni non si fanno, eh? Se i miei compagni non si fanno fregare come dei polli. Colt, recupera vita, stai tranquillo, non gli spara dietro i muri. A che serve? Ma come non l'ho preso? Dai, ho palesemente... No, 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 Colt non ti fa uccidere. Ok. Tosta, raga. Miko è sempre una mina vagante. Allora, io però, raga, devo fare la stessa identica giocata di prima. Solo che stavolta, secondo me, non me lo faranno fare più di tanto. Dai, raga, la giocatona però l'abbiamo fatta, eh. Cioè, ragazzi, stiamo iniziando a carriare con Miko proprio, eh. Ok. Mamma mia, ragazzi! Cioè, stiamo proprio iniziando a carriare con Kit. Che ho detto, amico, prima? No, 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 no. Kit, ovviamente con Kit intendevo. Mamma mia, signori, 5 kill, 0 morti. E l'ultimo su Miko praticamente è stato un assist il mio per la buona Eve. Allora, l'ultimo premio, l'ultimo star drop. Vabbè, un po' così e così, diciamo, va bene. Mi duole annunciarvi, ragazzi, che siamo addirittura d'arrivo per la fine della challenge. Ci ha messo un po', raga, a trovare le ultime partite. Anche quelle della modalità di prima. Alcune volte ci sta mettendo un po' di più a trovarle. Le partite. Sarà che adesso siamo a parecchie vittorie di fila, ma se siamo tipo a 9, se non sbaglio. Quindi insomma. Allora, andiamo invisibili su quest'Ash. No, in realtà troppo lontano. Vabbè. Spero di riuscire ad avvicinarmi. Volevo vedere se riuscivo a ucciderlo, raga. Che secondo me sì. Pronte, l'aspettavi, eh? Comunque, regà, in realtà è un brawler assolutamente anche da 3v3, eh. Però è molto difficile da usare. Cioè, io mi immagino che in delle partite serie dove tu praticamente sei contro degli avversari pure che si organizzano, mannaggia la miseria, anche se magari tu stesso sei con un team che si organizza e va bene, ma anche contro un team che si organizza e sai che c'è Kit, potrebbe essere difficile. Non lo so, è sempre molto difficile quando subentra una nuova meccanica capire effettivamente quanto può essere devastante o meno. E ormai sappiamo che Brawl, ogni volta che inserisce un nuovo brawler, va a giocare molto sul fatto di inserire nuove meccaniche, nuove interazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, raga, qua siamo morti per la troppa aggressività.
Però in realtà ce lo potevamo quasi bombare il gas, io ve lo dico. Non gli siamo andati tanto lontani dal killare gas. Qua, ragazzi, hanno lasciato di nuovo tutto il centro vuoto. Quindi noi ne approfittiamo assolutamente. Chi più ne ha più ne metta. Ma se vuoi puoi venire a pusharmi, cioè se volete. Io non ho capito perché i brawler ce l'hanno con me che mi pushano da lontano. Cioè io poi vi vengo a pushare, ragazzi. Cioè se venite a stuzzicare il gatto poi vi pusha. Ma che vedevo di? Vieni Sam. Avvicinati Sam. Sam è intelligente. Allora. Ok, ciao bro. Ciao bro. Non mi ha preso quel power up. Stato troppo veloce, ragazzi. Stato troppo veloce. Mi dispiace, ma sei un mico, quindi ti devo far fuori il prima possibile. In realtà anche la Ivy la vorrei far fuori il prima possibile. Allora, vediamo un po'. Si è andata su... Regà, cioè sto facendo questo effetto agli avversari? Cioè, quando vedono che arrivo io... Cioè, si stanno suicidando tutti, raga. Cioè, vedono Kit con tanti power-up e proprio dicono, ok, basta, gettano totalmente la spugna, ragazzi. Cioè, gettano totalmente la spugna. Incredibile. Veramente, veramente incredibile, ragazzi. Va bene. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo un mico. Ok. C'è un mico. Attenzione, qua c'è sta pure un Buster. Il Buster potrebbe essere complicato quando abbiamo pochi power up. Ok. Ok. Come si so. Mamma mia, come si so allontanati tutti, raga. Guarda, 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 guarda. Ha sparato un colpo e poi se n'è andato. Ok. Io continuo a farmi power up, raga. Fondamentale per me. Ok, così mi faccio il power up suo. E il power up di questa cassa. Va bene. Andiamo un po' ad andare verso il centro. Ok, c'è il mico, ragazzi, al centro, speravo fosse stata la Maisie ad uccidere il mico. Invece c'era stata un'altra kill. Pure lui mi ha fatto un bel po' di danni, però, la Maisie. Ok. Perfetto. Aia. Non ci credo. Manna, raga, ero rimasto one shot e mi hanno pushato in due. E nonostante tutto ce la stavo per fare, raga, grazie al gadget, Cioè, veramente devastante, raga. È veramente, veramente devastante. È fortissimo. Cioè, è davvero incredibile, ragazzi. Cioè, nonostante fossi one shot dal fight di prima, nonostante loro fossero in due a chiudermi da due lati diversi, grazie al gadget mi stavo per salvare, raga. Veramente assurdo. Veramente assurdo. Vabbè, ho capito, va. Sfruttiamolo subito, raga. Cerchiamo di farci immediatamente più power up possibili. E andiamo giù come dei trattori. Al centro ho visto pochi power up, Quindi a sto punto preferisco farmi un po' un giretto di qua. Ok. Ok. Ok, non ho visto neanche chi sia, mi sa che... Sì, ok, era Tag. Raga, mamma mia. Cioè, totalmente stritolata. Il Chuck potrebbe essere un tour di scatole, Però pure la Maisie... Vabbè, raga, noi se andiamo a bomba a tutti, ma che ce frega. Noi ci andiamo letteralmente a bombare chiunque. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Ok. No, 1v1 con un mico. Spero non abbia troppi power up. Speravo di one shottarlo, Speravo di one shottarlo, ma vabbè. Non è servito. Non è servito il one shottarlo. Andiamo. Giochiamo ancora. Let's go. Dai così. Ok. Allora. Zero power up qua, Doppio mico. Uno ce l'abbiamo anche vicino, regà. Questa potrebbe essere un pochino più tosta. Il mico però ha già sprecato dei colpi, Il mico, regà, ha sprecato... Porca miseria, regà.
Si stava fregando da solo. Cioè, praticamente ha sprecato tutti i colpi ed era rimasto bloccato. Anche... È di nuovo lui, regà. Di nuovo lui, ragazzi. Incredibile. Quel mico davvero incredibile, raga. Cioè, ha fatto di tutto pur di morirci. Dai, ti prego. Sì, l'abbiamo agganciato. Mamma mia, raga. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Non ho altri modi per commentare questa situazione. Lui, raga, stava con 3 power-up. Si sentiva il campione del mondo. Quindi, l'ultimo che si è andato di nuovo... A far fuori da solo? No, ok. The King. Ciao, bello. Ciao, bello. Vai, usa la ulti. Perfetto. Ah, sì, ma pushami pure. Ma che me frega a me? Tanto prima o poi devi scendere. Cioè, non è che puoi rimanere in volo per tutta la partita. Prima o poi ti tocca scendere. Insomma, ragazzi, insomma. Mamma mia, abbiamo fatto anche la missione. Ragazzi, se provassimo annientamento 5 versus 5, cioè abbiamo praticamente altri... 7 minuti più o meno. Ci abbiamo un po' di minutini. E volevo provare qualcosa di diverso. Anche perché, ragazzi, veramente ora non voglio dire che mi stavo annoiando in sopravvivenza. Anzi, erano belle ste partite stra mega aggressive. Però, anche per variare un attimino, secondo me ci poteva stare, eh? Ci può stare, anzi. Allora, ecco, ragazzi, io non credo vada giocato troppo così. Ok, perfetto. Una kill ce l'abbiamo. No, raga, dai, l'abbiamo lasciato one shot. Ok, 2 kill. Aia, insomma, mi ha distrutto. Dovevo usare la ulti per scappare. Dovevo assolutamente usare la ulti per scappare. Ma ci sta. Ciao, Colette. Diventiamo invisibili. Ciao, bombardino. Vabbè, raga, ma alcuni stanno giocando veramente a caso, eh. Cioè, alcuni stanno veramente giocando a caso, raga. Cioè, proprio letteralmente loro prendono... E stanno pushando al centro come se non ci fosse un domani. Diciamo che probabilmente non va giocata proprio così la... Questa modalità. Diciamo. Però va bene. Non è stato molto divertente. Molto più divertenti le sopravvivenze in solo. Addirittura, raga, un Umbra ha fatto 7 kill quanto me. E ha fatto molto più danno rispetto a me. Incredibile. Veramente incredibile, ragazzi. GG. Dai, raga, facciamoci gli ultimi 5 minuti nemmeno in sopravvivenza. Vediamo fin dove possiamo arrivare. Bibi, Mortis, Umbra, Spike. Lola pure. Ok. Va bene. Dobbiamo stare attenti. Io comunque, ragazzi, sto continuando a giocare molto aggressivo, come avrete notato, eh. Cioè, sto andando anche proprio faccia a faccia a quelli contro cui non dovrei andare faccia a faccia, perché poi tanto poi provo magari con la ulti a scappare o a ripusharli, insomma. Sto tentando cose mistiche. Ok. Il gas ha ucciso l'Ambra. In realtà a me va molto bene. Va molto bene anche il fatto che mi stiano lasciando tutti questi power-up al centro, in realtà. E io adesso, raga, devo andare uno a uno e ucciderli. In realtà, se riesco a levarmi anche il Fang, è veramente god, proprio perché c'ha il gadget che rompe le scatole. Col gadget, in altre situazioni, mi avrebbe anche potuto killare, eh. Lola. Mi dispiace. Lo so. Dislike. Dislike per chi? Allora, la Bibi pensa di stare bella tranquilla qua, ma... No, perché ho usato il gadget. Mamma mia, ragazzi. Che un dominio totale. Cioè, un dominio totale, così, come un carro armato. Incredibile. Veramente clamoroso. Veramente clamoroso. Dai, forse abbiamo tempo anche per altre due. Forse una, forse due, dipende da quanto dura questa qua. Vediamo un po'. Attenzione. È al centro, ragazzi, è golosa la situazione. Però c'è una qui vicino. Una per andare proprio verso il centro. Quindi cerchiamo di fare entrambi. C'è una tara e c'è un altro kit. Ma io infatti, ragazzi, prima stavo per dire. Poi mi sono dimenticato, mi sono distratto e non l'ho detto. Ma non ho visto altri kit. Perché ovviamente l'offerta Mega Galattica non l'ha shoppata chiunque. Ovviamente 35 euro per sbloccare un brawler, raga, lo dico pure io, insomma. Avete fatto bene a non prendervelo. Cioè, nel senso, mi sembra un po'... esagerato, se proprio vogliamo dirla tutta. Se proprio vogliamo dirla tutta, mi sembra, sì, un po' too much. Allora, il Buzz non lo sa in realtà che io a lui
me lo bombo, cioè, ma proprio così, instant. Ma anche il semino che sta facendo il figo dietro i muri, no? Ma Biecce, Biecce, semino, stai a far figo? Ah, vedi come va. Oh, si è salvato, eh. No, però Tara poi con la ulti l'ha spaccato. Ah, togliamoci la Meg. Togliamoci la Meg. E adesso mi tolgo anche la Tara. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. E arriviamo con 11 power up. Ah, vabbè, sta. Vabbè, raga, che vedevo di. Ma che vedevo di. Cioè, non c'ho neanche il tempo di vedere che gli altri spinano. Come li vedo, bam, vado subito. Diretto al sodo. Mamma mia, quanti trofei abbiamo fatto stavolta, ragazzi. E abbiamo perso tempo con l'altra modalità, molto più veloce rispetto a Migo, perché è un brawler molto pushoso, molto veloce, quindi mi permette di andare a prendere tutti. A proposito di Migo, ne troviamo subito tre qui. Male. Male per noi. La Meg viene, ma lei non lo sa che se poco poco la becco la potremmo anche quasi killare. Ciao. Non l'ho presa, va bene, ti sei salvata. Ma per ora ti sei salvata. Amica mia. Cioè, io non avrei dovuto sprecare un gadget del genere così. Cioè, vi devo dire la verità. Però, se tu vieni qua e mi molesti in quel modo, no? Cioè, ah, vieni qui, amico, perché non... non voglio aver problemi con i Migo, quindi prima li riesco a far fuori meglio è. Devo diventare talmente forte, raga, da one-shottarli con... col primo colpo. Ah, era rimasto lì. Vabbè, allora, facciamo un po' così. Facciamo un po' così. Vedete, quel gioco è andato a uccidere la Mandy. No, raga, l'ho totalmente missato. Totalmente missato. Totalmente missato, ragazzi. Vabbè. Ho sprecato il gadget perché speravo magari che a un certo punto si potesse fermare. A quel punto lo potevo usare per caricare la ulti più velocemente. Siamo contro due Migo, eh. Siamo contro due Migo. Uno sta sulla destra e questo sta di qua. Ok. L'ho rischiata, raga. Ma tanto lui bene o male qua doveva stare, eh. Non è che se poteva inventare chissà che cosa. Ma, raga, ma l'ho preso, dai, me l'avevo preso palesemente. Raga, non c'ho altri gadget, sennò questa era molto più facile la situazione. Non so se lo one shot utilizzando la ulti al volo. Raga, lui è stato molto più bravo di me, però, raga, troppo forte, Kit. Troppo forte Kit, ragazzi. Detto questo, dovremmo essere arrivati al minuto. Sì, vedete, 2 ore e 21, quindi proprio precisi precisi. Abbiamo scalato veramente tanto, ragazzi, eh? Abbiamo scalato veramente tanto, anche perché, ripeto, con Migo l'altra volta siamo andati veramente peggio rispetto a questa situazione qui. Oddio, in realtà ne abbiamo fatti di più con Migo. Vabbè, ok che con Kit abbiamo perso sempre l'altra modalità, ma non pensavo. Invece siamo stati molto veloci anche con Migo. Non pensavo. Pensavo di esserci fermati poco sopra i 200, invece, vabbè. È vero che Migo poi l'ho utilizzato anche per fare altre cose, però non mi sembra chissà quanto, quindi vabbè. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo, codice creatore GGYT tutto attaccato nella shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Fatemi sapere nei commenti con chi fare magari un prossimo episodio da un'ora come questo qui. E comunque consigliate anche altri video da fare su Brawl Stars, soprattutto lasciando un bel mi piace per supportare Brawl Stars. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!